prosegue in maniera incessante, a ritmo serrato, la vaccinazione a Taranto e provincia, grande affluenza all'hub dell'arsenale della Marina Militare. Si viaggia alla media di oltre 1000 vaccinazioni al giorno, anche oggi rispettata questa media. Dottoressa, si viaggia alla media di oltre 1000 vaccinazioni al giorno soltanto nell'hub della Marina Militare qui all'interno dell'arsenale. Effettivamente nel mese di dicembre abbiamo somministrato oltre 30.000 vaccinazioni in questo hub tra prime, seconde e terze dosi booster. Per quanto riguarda la collaborazione, è fondamentale quella con Marina Militare, Aeronautica, NATO, e grazie alla collaborazione di Protezione Civile e dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che ha messo a disposizione le scuole anche per le vaccinazioni pediatriche. È importante quest'opera che ci vede aperti tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e anche il sabato e la domenica dalle 9 alle 14. Dottor Cardella, un grandissimo lavoro, vediamo l'hub dell'arsenale gremito di gente in attesa del vaccino. Assolutamente sì, grazie anche alla Marina Militare, all'organizzazione che con la ASL, la Marina Militare, ha sempre concesso. In arsenale stiamo raggiungendo dei numeri davvero stratosferici, ecco, considerato anche la giornata festiva e quindi considerato anche il tempo, quindi grazie davvero alla popolazione, e insisteremo sempre più con questa modalità di vaccinazioni dentro l'hub dell'arsenale. Lei ha appena fatto il vaccino? Sì, la terza dose. Quanto ha atteso in coda? L'attesa non è stata molto impegnativa rispetto ad altri hub vaccinali che si sono già passato, diciamo. La terza dose l'ho fatta qui, altre in altre zone tipo Grottaglie. E mi fa piacere vedere tanta gente comunque che crede nel vaccino. Speriamo che tutti riusciamo ad ottenere un'immunità vaccinale in modo da poter passare momenti più, diciamo, sereni, sì. Questo.